Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con la maglia da hockey, con la maglia dei Mighty Ducks of Anaheim. Dunque, Bonucci, Juve, il ritorno, perché sì, perché no? Allora, intanto voglio prendermi un po' di meriti anch'io, perché io non me ne prendo tanti di meriti, però penso che ogni tanto qualcosa credo di meritarmela. Questa cosa qua, questa trattativa qua, io 2 settimane fa la scrissi sul mio profilo privato di Facebook. Perché mi era giunta voce e perché giustamente mi era giunta voce che Bonucci voleva tornare alla Juve e la Juve era disposta a riprenderlo. Nessuno ci ha creduto, come logico, perché non ho certamente il pubblico di Di Marzio, quindi. Però adesso giustamente mi voglio prendere il merito, che adesso qualche merito credo di averlo avuto, almeno di aver trovato una notizia che ha fondamento. Poi, e adesso veniamo al motivo, cioè al motivo del video, cioè la domanda: perché sì, perché no? Allora, cominciamo subito a dire cosa farei io. Io, Roberto Alexander Loforte, io di Fuori Rosa TV, non prenderei più Bonucci. Non lo prenderei perché se n'è andato, ma non perché se n'è andato, perché altrimenti non dovresti prendere più Pogba, Morata, Vidal, cosa che secondo me nel calcio di oggi, parlando di prendi, togli, tutte cavolate, ma per quello che disse dopo, insomma, disse delle cose non molto carine della Juve, eccetera, eccetera, eccetera. È arrivato al Milan in maniera, secondo me, troppo potente, da prepotente, e questo probabilmente se n'è reso conto pure lui, eh. E la sua entrata di prepotenza sul Milan, secondo me, gli ha creato anche diversi problemi nello spogliatoio, non tanto quando le cose andavano bene, ma quando le cose hanno cominciato ad andare male. Come era logico che sia, quando tu arrivi, ti freghi la fascia di capitano, freghi il numero a un compagno di squadra, pretendi la titolarità, è normale che non può andare bene. Detto ciò, io da tifoso non lo riprenderei. Però adesso, ovviamente, adesso ragioniamo come potrebbe ragionare una società. E veniamo dunque piano piano ai vari discorsi. La Juve ha ricevuto delle offerte importantissime per Rugani. Quindi sicuramente, a mio avviso, è questione di tempo, la Juve sta giocando un po' sul rialzo, ma io credo che Rugani, Higuaín e Sturaro andranno via. È una questione, ripeto, di tempo, nel senso che bisogna solo vedere quanto ci metterà a fare l'offerta giusta, fin dove potrà arrivare. Io sto cercando di capire se mai solamente dove può arrivare con il cash, perché Sturaro ci sono 4 squadre, lui giustamente ha fatto capire che potrebbe andare in qualsiasi, non gliene frega nulla, è chiaro che non te lo do a 20 milioni, prova a prenderne 30, è normale che sia così. Stessa cosa su Rugani, la Juve sta facendo il gioco al rialzo e che sta fruttando bene, perché comunque stiamo arrivando sui 60 milioni, io credo che si arriverà fino a 65, 70 e poi si chiude. Ma Rugani, secondo me, è destinato a partire, è destinato proprio. E giustamente, perché io lo cederei, però adesso valutiamo le ipotesi. La Juve sa che cedendo Rugani ha bisogno di intervenire ancora sul mercato, però non andrebbe su un giovane, andrebbe su uno, diciamo, di affidamento a livello anche di esperienza. C'è Godin. Il problema di Godin, secondo me, è che c'è qualcosa sotto. Cosa vuol dire? Che secondo me Godin, se non ha rinnovato, la Juve ci si fionderà su di lui, ma se ha rinnovato o comunque è già in accordo con l'Atletico per rinnovare, la Juve è tagliata fuori, quindi non c'è clausola che tenga, nel senso che se il giocatore vuol rimanere lì, tu, anche se hai la clausola, non lo puoi portare a casa. E credo che la Juve il sondaggio su Godin l'abbia fatto. E sono convinto che la Juve abbia provato a portare a casa Godin, ma gli è andata male proprio per il fatto che Godin probabilmente ha già rinnovato. O comunque, io dico ha già rinnovato, ma comunque in procinto di rinnovare. E serve un altro difensore. E i difensori non è che ce ne siano di forti così. Allora, c'è questa possibilità col Milan di riprendersi a Bonucci, che avrebbe dato la disponibilità. Questo io, ripeto, sono solo idee mie, poi vedremo cosa succede. Il Bonucci avrebbe dato la disponibilità a dimezzarsi l'ingaggio, cioè la Juve non lo prenderebbe più a 8 milioni l'anno, ma a 4 milioni all'anno. E insomma, possiamo dire che l'ingaggio ci sta anche. Tra l'altro, Bonucci conosce l'ambiente Juve, bene o male conosce l'ambiente Juve. E quindi sicuramente è normale che la Juve ci pensi. È normale che la Juve ci pensi, e poi sapete benissimo come la penso, secondo me è un difensore abbastanza scarso, però bisogna riconoscergli quello che gli riconobbi l'anno scorso. Andate a vedere quello che vi dissi l'anno scorso quando è andato al Milan, che ha una grande capacità di impostazione. In certe partite
l'impostazione difensiva, oltre ad avere l'impostazione al centrocampo, può aiutare. Può aiutare, non è che è tutto. Cose negative, perché questo, quindi più che altro questo è il perché sì, lui si abbasserebbe l'ingaggio, la Juve troverebbe un giocatore che ha già esperienza nel club, e avrebbe di nuovo l'impostazione difensiva, ecco, dalla difesa. Adesso però valutiamo il perché no. Perché no? Perché non è un ragazzino. Ha 31 anni, se n'è andato malissimo e difensivamente non è forte, anzi, nell'uno contro uno è sistematicamente saltato. Ma nel perché sì, possiamo dire che ritroverebbe Chiellini, che sa benissimo, conoscendolo bene, dove le cavolate che potrebbe fare lui, quali sono, e potrebbe coprirgli, diciamo, gli errori. Il perché, ripeto, il perché no, nel perché no, c'è che questo, cioè che lui da solo è saltabile in una maniera facilissima, di cappelle ne fa a bizzeffe. Quindi il perché no è chiaro, come se n'è andato, l'età è il fatto che difensivamente non è sto gran fenomeno, è forte a livello sicuramente nell'impostazione, nell'uno contro uno sono Chiellini, fa fatica. Quindi questi sono i motivi per cui, questi sono i miei sì e i miei no che ho raccolto. Poi chiaramente staremo a vedere. Io credo che la voce che si diceva, che lui è andato a gennaio a chiedere scusa all'allenatore e alla dirigenza, io ci credo molto, perché comunque è abbastanza ruffiano il giocatore, nel senso buono della parola, ed è molto amico anche di Chiellini, è andato in vacanza assieme, insomma. Quindi, boh, cioè, secondo me, con la partenza di Rugani un difensore serviva e probabilmente la Juve ci sta pensando sul serio. Anzi, a me la voce che mi è arrivata 2 settimane fa è che la trattativa era addirittura d'arrivo. Quindi, staremo a vedere e come lo accoglierò io indifferentemente, nel senso che non mi piace sta cosa, però non riesco a tirare merda su un giocatore, scusate la volgarità, ma è così, su un giocatore della Juve. Se un giocatore arrivasse alla Juve, chiunque esso sia. Ora, voi non faccio mistero che, ad esempio, Matteo Darmian a me non piace, lo reputo uno dei più scarsi difensori terzini che abbia mai visto giocare, però dovesse arrivare alla Juve, è chiaro che non è che appena arriva che schifo, vergognati, no, sto zitto e lo valuterò poi a fine anno, perché io sono fatto così e mi piace valutare i giocatori per quello che danno sul campo, no? Detto questo, con Bonucci sicuramente non digerirò quello che è fatto, quello che ha detto soprattutto, non quello che ha fatto, perché ripeto, se lui fosse andato a Milano, e questo l'ho detto già l'anno scorso, avesse detto: sono qui per provare a vedere se senza Barzagli e Chiellini il mio valore è realmente quello o se sono io grazie a loro. Se lui avesse detto una roba del genere, chapeau, oh, scelta di vita, che problema c'è? È giusto? Ognuno fa le sue scelte. Siccome ho cominciato a dire la Juve ha fatto le sue scelte, sono qui a spostare gli equilibri, sono qua di qua, queste cose qua, è mal digerito, credo, da chiunque sta cosa. Ripeto, poi sicuramente se dovesse tornare alla Juve la prima cosa che farà, ho sbagliato, non ho sbagliato, ho fatto un'esperienza diversa, mi scuso se qualcuno si è offeso, tutte queste cagate qua che si dicono di facciata, però queste cose qua farò fatica a digerirle. Però quello che parlavamo oggi anche con gli amici, colleghi youtuber, tra VB Channel, Marchese Bianconero, Delio, Luis Postman, Dani Orgoglio Gobbo, Nino JFC, Colpo Gobbo, eccetera, nella chat si parlava e si diceva appunto che comunque alla fine i tifosi si lamenteranno sempre, a prescindere. Ma appena il giocatore comincia a giocare, magari ti fa anche un gol, noi magari che siamo più affezionati, non dimentichiamo. Gli altri, diciamo, gli occasionali dimenticano così. Quindi, assolutamente. Comunque la Juve, questo a prescindere da Bonucci, la cosa che deve fare il suo mercato senza pensare all'umore dei tifosi, perché se no non riusciamo più, si stiamo a ascoltare tutti. Ragazzi, credo di essere stato chiaro. Io dico no da tifoso, da dirigente potrei capire. Ecco, mettiamola così. Vi ho elencato il perché sì e il perché no. Spero di essere stato abbastanza chiaro. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!